Sailing and Filmmaking riprendono la prima puntata di una serie video che riguarda un evento particolare. Stefano Boari, navigatore romagnolo, a bordo di un'antica canoa oceanica in legno, tenterà di raggiungere a remi le coste della Croazia, partendo dal portocanale di Bellaria. L'impresa è prevista in luglio 2017. L'antica imbarcazione, nata per affrontare le lunghe onde oceaniche, sfiderà ora quelle corte ed aggressive del nostro mare Adriatico. Il nostro socio ha proposto al Circo Nautico un'avventura che lui vorrebbe fare. Noi siamo ben lieti di appoggiarlo su questa avventura. Praticamente con questa imbarcazione il nostro socio qui, Mariolino Boari, vorrebbe fare la traversata dell'Adriatico, cioè Bellaria-Sansego, che è un'isola davanti a Lussino dell'Adriatico. Noi come Circo Nautico le appoggiamo e siamo in partenza con entusiasmo, perché è un qualcosa che secondo noi dà veramente un qualcosa in più a quello che è un'attività normale di un circo. Ce la fa, per me lui ce la fa, qualsiasi cosa si impegna a fare ce la fa, arriva fino in fondo lui. Buon Natale a tutti da parte del circolo, del Club Nautico di Bellaria. Anche l'amministrazione in questo campo, no, riesca a capire l'importanza di questa traversata per pubblicizzare il mare, perché in effetti un paese di mare deve credere in certe attività. Si iniziano gli allenamenti, no? Perciò io penso intorno a luglio, fine giugno-luglio, proviamo a fare questa traversata con delle barche di appoggio, in modo che al nostro socio gli diamo un'assistenza e una sicurezza totale su quello che lui andrà a fare. Vediamo Alberto, siamo ancora qua per l'ennesima avventura. Come ha già detto il presidente, vogliamo fare questa cosa, ma prima di tutto vi voglio raccontare come è arrivata questa barca, come è arrivata a noi. Dunque, tu sai che quando c'è una barca vecchia da recuperare, a partire da Cino Ricci, il quale mi aveva regalato il Rosa Madre, che poi nel suo fatto tu mi hai seguito attraverso il San Paolo. Ma ora veniamo alla piroga. La piroga è stata costruita da tre amici praticamente romani che venivano in villeggiatura qui a Bellaria e avevano costruito questa bellissima imbarcazione. Quando mi avvicinò dicendo così, c'è una barca da recuperare. Avremmo quasi definita la mamma di tutte le patacate, però la cosa ha preso una piega diversa, vediamo che c'è interesse, c'è partecipazione anche degli amici del circolo, e poi Mariolino è entusiasta. E il presidente e il circolo si sono offerti appunto di accompagnarmi attraverso
porteranno le loro stesse barche, mi accompagneranno, così faremo questa uscita. Va aiutato e speriamo che questa traversata, almeno sino al Sansico, si possa fare, poi le altre si vedrà in futuro, insomma, l'attendibilità e la forza di Mariolino e della sua barca. A volte la fantasia, no, sembra che non debba superare la realtà, invece molte volte diventa realtà. Perciò vedo che Mariolino Boari qui è entusiasta e io penso che ci abbia un futuro questo tipo di attività. Ci metteremo a contatto con le autorità dell'isola dove vorremmo andare e così questo sarà l'inizio della stagione, lavorare per farmi un po' le braccia, perché qui c'è da remare e se il vento non ti aiuta con questa piccola vela. Lo chiamano Angelo Toscano, che è un appassionato del circolo, anzi è uno che si dà da fare per un sacco di cose. Adesso se vuoi chiedere qualcosa, lui non è un velista, ama il motore. Amo il motore, ma per lui sarò una garanzia io con la barca a motore nella traversata, capito? Lui l'assicurazione non ha bisogno avendo noi. Allora facciamo un break e facciamo un brindisi. L'assicurazione non l'ho fatta, tanto sta a sentire, ho un'età che non ne vale la pena fare l'assicurazione. Gli ho detto solo che se dovesse accadere qualcosa, una cassettina, mi bruciano in mare, è già fatto, anzi quella lì gli metteranno il coperchio e io sono felice perché sono tumulato in mare. Dice, ma lo sa che c'è una trasmissione che si chiama TV Maori, se lei si mette in contatto, quello che è legato praticamente alla navigazione su piroghe, cose del genere, lei avrà sicuramente, la accoglieranno a braccia aperte. A tutti, buon Natale e buon mare. Quando ha bisogno noi ci siamo, andiamo a prendere dove è, qualsiasi necessità abbia. Auguri, auguri a tutti, un brindisi anche sulla luna.